Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Gloria a te, Cristo Gesù, che troviamo al numero 7. Facciamo la strofa numero 3. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Una delle più belle promesse fatte da Dio attraverso i profeti è: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. È la promessa quasi di un trapianto spirituale, di un innesto in noi del suo pensiero, della sua volontà, qualcosa di sé che vuole ritrovare in noi. Ecco, quasi perché sia più evidente il nostro essere a sua immagine e somiglianza, davvero suoi figli. È quello che chiediamo anche noi, quello che ci impegniamo costantemente a produrre dentro di noi, anche attraverso così questo atteggiamento che ci porta con umiltà a chiedere perdono, che il Signore purifichi il nostro cuore oggi celebrando il sacratissimo cuore di Gesù. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni,
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo, particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio. L'amore del Signore è per sempre. L'amore del Signore è per sempre. Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici. L'amore del Signore è per sempre. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. L'amore del Signore è per sempre. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. L'amore del Signore è per sempre. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. L'amore del Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo
che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me che sono mite e umile di cuore. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Di questa bella pagina del Vangelo vorrei proprio sottolineare uno dei passaggi nel quale Gesù si rivolge direttamente a noi, ad ogni suo discepolo. È un invito: venite, venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro, vi farò riposare. Credo che sia l'esperienza un po' di tutti di ritrovarsi di tanto in tanto, magari anche in questo momento, con il cuore oppresso, affaticato da una serie di pesi, che magari ci vengono così dalla vita, dagli impegni, ma anche pesi che in qualche modo produciamo anche noi con i nostri pensieri, con i nostri tormenti, con il nostro rimuginare. Ecco, Gesù viene a sollevare. Vediamo come. Ecco, quando sentiamo parlare di peso, di fardello, immediatamente pensiamo a qualcosa di opprimente, che ci toglie energia. Ecco, al tempo di Gesù molti vivevano la relazione con Dio, la religione, la tradizione come un peso. Gesù vuole essere chiaro: venite a me, se mi ascoltate non avrete altri pesi ancora, ma anzi scoprirete come, ecco, ascoltare Dio sia qualcosa che alleggerisce, che solleva nella vita.
Il mio giogo è dolce, il mio peso leggero. Un giogo dolce. Che cos'è il giogo? Il giogo, beh, lo sappiamo forse nella nostra esperienza ormai, molti non sanno neanche più cosa sia, quel pesante strumento di legno che veniva posto, ecco, sul collo di un paio di buoi per tenerli insieme, e questo consentiva al contadino di guidarli in modo da lavorare la terra in modo corretto, in modo regolare. Ecco, la parola giogo veniva usata anche dai maestri della legge ebraica per indicare la legge, con questa funzione di direzione e di guida nella vita. Però molti non sentivano tanto questa esperienza, sentivano piuttosto la serie di comandamenti, ma poi addirittura 613 precetti che venivano a sminuzzare, a dettagliare la legge di Dio come un peso, come addirittura un'occasione di peccato. E quindi con scrupolo si avvicinavano a questa mole, ecco, di dettagli, di precetti, con timore di far male, lì dove invece l'indicazione di Dio doveva servire a vivere e a vivere bene. Ecco, c'è un detto di Gesù che illustra bene anche questa sensazione della gente semplice. Diceva Gesù un giorno, riferendosi ai maestri della legge, pronti a sottolineare, a tradurre, a spiegare: legano pesanti fardelli difficili da portare, li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Ecco, il giogo veniva messo sulla persona, ecco, di tanta gente, ma queste persone non mostravano di essere diretti dalla stessa legge, con lo stesso impegno spesso. Ecco, Gesù invece è il suo giogo, dice, il suo insegnamento, la sua parola è dolce, e il suo peso leggero, non qualcosa di gravoso, ma qualcosa che libera, che migliora la vita, che porta gioia. Certo, esigente anche. Ieri abbiamo sentito come Gesù dice: non basta non uccidere, bisogna fare attenzione anche a quante occasioni avete per ferire, magari solo con una parola, con le persone. Ma Gesù, dicendo che il suo peso è leggero, ecco, aggiunge anche la spiegazione: la sua non è una pretesa che ricade totalmente sulle nostre forze, che sa limitate. Lui stesso ci aiuta. Lui stesso dice, non dice venite al mio insegnamento, ma venite a me. Non dice imparate bene il mio insegnamento, ma imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Questo significa che l'invito è soprattutto a questo, a una relazione personale con Lui, a vivere la nostra fede non con lo scrupolo e la paura di essere dei buoni o meno buoni osservanti o praticanti, ma di essere e di vivere con sincerità la comunione con Lui, la fiducia in Lui. Questa è la cosa più importante. Chiediamo al Signore davvero che rinnovi allora il nostro cuore, lo faccia aperto, fiducioso. Guardiamo al suo sacro cuore aperto perché possa contenere ciascuno di noi, nessuno escluso. Ricordiamo che sulla croce, davanti a quel cuore, il primo ad attingere, ecco, l'amore
di Dio, è stato un ladrone, una persona che forse non conosceva neanche la legge di Dio, ma una persona che in quel cuore aperto ha visto la misericordia come non l'aveva mai vista prima e si è fidato, ha messo tutta la sua vita nelle mani di Gesù. Ed ora rinnoviamo anche la nostra fede cristiana. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva in nostre mani questo sacrificio. Guarda, o Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi e dalla ferita del suo fianco effuse sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati al cuore del Salvatore, attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i
tua gloria, Osanna, Osanna. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Elisa, Olinto e Stefano. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetti la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ci scambiamo un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Signore Dio, togli i peccati del mondo, donaci la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Consacrazione del genere umano al cuore sacratissimo di Gesù. O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, riguarda noi umilmente prostrati innanzi a te. Noi siamo tuoi e tuoi vogliamo essere. E per vivere a te più strettamente congiunti, ecco che ognuno di noi oggi spontaneamente si consacra al tuo sacratissimo cuore. Molti purtroppo non ti conobbero mai, molti disprezzando i tuoi comandamenti ti ripudiarono. O Gesù, abbi misericordia degli uni e degli altri e tutti quanti attira al tuo sacratissimo cuore. O Signore, sii il re non solo dei fedeli che non si allontanarono mai da te, ma anche di quei figli prodighi che ti abbandonarono. Fa che questi, quanto prima, ritornino alla casa paterna, per non morire di miseria e di fame. Sii il re di coloro che vivono nell'inganno e nell'errore o per discordia da te separati. Richiamali al porto della verità, all'unità della fede, affinché in breve si faccia un solo ovile sotto un solo pastore. Largisci, o Signore, incolumità e libertà sicura alla tua Chiesa. Concedi a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine. Fa che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica voce. Sia lode a quel cuore divino da cui venne la nostra salute. A lui si canti gloria e onore nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Il sacramento della carità, o Padre, ci infiammi di santo amore perché, attratti sempre dal tuo Figlio, impariamo a riconoscerlo nei fratelli, per Cristo nostro Signore. O Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono a servizio della salute e della vita. Illumina i ricercatori alla scoperta di nuove cure.
O San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore, in particolare questa mattina, ecco, sul nostro Fra Luca, che oggi pomeriggio incomincerà il suo viaggio di ritorno nella missione di Mozambico. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Dolce cuore. Fa.